faccio la domanda da 1 milione di dollari per iniziare. Com'è la vita di una ricercatrice di psicologia, di psicoterapia, di Psicologia, 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 anche sì. Com'è la vita? okay. Dillo ai nostri colleghi clinici, com'è la vita di una. Trovo fantastico da clinica, prima Perché che tu da sei anche clinica, ricercatrice, no? Sì, prima da, sì, certo. da clinica, prima che da ricercatrice, penso che sia fantastico riuscire a mettere le proprie curiosità, i propri interessi clinici in numeri, di modo da poter poi arrivare a una conclusione. È Guarda chiaro quanto ti che piace, quanto guarda. mi piace, l'ho Sì. detto in maniera molto spartana, No, no. molto, però mi rendo conto che molto spesso il clinico si fa delle ipotesi di ricerca, si pone degli interrogativi e non sempre ci sono gli strumenti, sia dipendenti dal setting o sia dipendenti dalla persona per riuscire poi ad esaurirli. Invece un po' adesso, tutto sommato, non è che stiamo parlando di esperimentoni, ma anche nella nostra ognuno di noi, nella piccola pratica quotidiana, può riuscire a raccogliere due dati e riuscire a raggiungere un risultato rispetto alle proprie ipotesi. Poi ricerca è un parolone gigante, quindi si può fare ricerca con le parole, ricerca con i numeri, si può fare ricerca con l'osservazione, però è proprio riuscire ad avere gli strumenti per superare la curiosità clinica, boh, credo che sia una cosa interessante, se mossa chiaramente. È nata così? Cioè, tu sei entrata nel mondo della ricerca perché volevi dare numeri alle cose che pensavi, che leggevi, eccetera, o è stato più casuale? Come. La verità è stato chiaramente tutto molto casuale. Quello che ho sempre avuto io era la voglia di poi lavorare e vivere all'estero. E poi in realtà il dottorato l'ho iniziato anche molto più per una sorta di validazione, no, dei vari titoli di studio accademici internazionali. Però poi ho capito che in realtà no, mi piaceva così. Mi piaceva così, mi piaceva ed era più facile farlo nella mia lingua, nel senso la clinica è la mia lingua e quindi la ricerca è in lingua inglese. E non ho più avuto la spinta, cioè paradossalmente una carriera che ho iniziato per mantenere un lavoro in Italia, ma soprattutto per poi raggiungere un traguardo all'estero ipoteticamente, ma ha fatto esattamente il lavoro opposto, mi ha tenuto qui e mi ha portato a interessarmi sempre di più di quello che facevo, nel setting che avevo. Poi è chiaro, un ricercatore deve anche, insomma, non si può fare ricerca su tutto, non si può Certo. essere sempre bravi su tutto, non si può. E quindi nel mio piccolo angolino sono riuscita a crearmi una sorta di interesse clinico e quindi interesse di ricerca ben specifico, molto settoriale, no? Ti aiuta nella clinica, perché sai che si dice, no? Cioè si dice, ecco, quasi un fatto che c'è cioè questo scollamento clinica-ricerca, no? Per esempio. Dice, molto spesso i clinici non leggono o sanno poco di ricerca o non sanno quanto sarebbe utile che sapessero, a volte perché non è facile da comprendere dal clinico. Assolutamente. Ecco, tu che ti vivi le due anime, che sei terapeuta breve, strategica e anche ricercatrice, ti aiuta nella clinica fare ricerca o comunque studiare tanta ricerca, che immagino che ne studi anche tanta no, per doverla fare. Assolutamente sì, si auto-mutuo influenzano, no? Mettiamola così, uno porta alla crescita e al miglioramento dell'altra, se no non ci sarebbe motivo di farlo. Sto pensando a un esempio molto pratico cioè anche adesso nel lavoro con i pazienti, adesso specificatamente nel lavoro ospedaliero con i pazienti, ah, poi scusate, faccio questa premessa, c'è anche questa grande differenza tra riuscire a fare ricerca nella clinica privata piuttosto che in una clinica ospedaliera, poi c'è una vastità. È chiaro che il professionista privato ha più difficoltà in questi termini, è un setting diverso, mentre quando si ha la fortuna di avere a disposizione, quindi è chiaramente anche una fortuna, una determinata categoria di pazienti, una popolazione, e dove è possibile raccogliere dei dati o fare qualsiasi altro tipo di attività di ricerca, appunto dall'osservativa alla quantitativa alla qualitativa,
ti dà delle manovre in più, ok? Quindi nel momento in cui incominci a vedere una serie di persone caratterizzate da determinate condizioni psicofisiche che si vengono a riproporre, incomincia a farti anche delle ipotesi, incomincia a dire ma perché, insomma, tutto quello che leggo, io trovo queste particolarità, voglio vedere se riesco a testarle. Ed effettivamente nel momento in cui trovi o queste ipotesi che tu hai si vengono a verificare, in un'onestà chiaramente, cioè, del disegno di ricerca, questo ovviamente a sua volta ti aiuta nella clinica. Quindi se io trovo, ad esempio, nella popolazione di pazienti sovrappeso una caratteristica di impulsività, mm-hmm, piuttosto che di depressione o piuttosto che di ansia, che ne so, come riporta molto spesso la letteratura, vado a verificare se, che ne so, effettivamente l'impulsività o questo tratto importante c'è in quella persona che è di fronte. In quella persona o nella media del numero di persone, insomma. E se c'è, o magari è coperto da qualcos'altro, no? Noi da terapeuti brevi strategici, adesso me ne vogliono, insomma, la depressione è un po' sempre reattiva a qualcosa, no? E quindi dire, categorizzare o diagnosticare che abbiamo questo problema in ospedale, no? Un paziente, usare queste etichette diagnostiche che chiaramente servono nella pratica, ma non servono al paziente. Quindi ridurre questo e portare a galla altri tratti che noi rileviamo clinicamente, confermiamo in ricerca, aiuta anche nella gestione della relazione col paziente e quindi nel trattamento della sua sintomatologia. È interessante perché è un mondo con dei tratti oscuri, ma non nel senso emotivo del termine, no? La magia nera della ricerca. Ma sai che a me piace leggere un pochino, faccio fatica a comprendere tante cose, però ne vedo anche l'utilità, il come dici tu, poi l'applicazione all'interno del contesto clinico. Ti chiedo, guarda, delle cose che saranno banali, probabilmente mentre te le dirò tu penserai questo è un completo ignorante, però sono cose che te l'ho sempre detto che tu sei un ricercatore mancato, ti ho sempre detto che ti sbagli, però che io con i numeri in particolare ho delle grandi difficoltà, però e che non è mai troppo tardi, Vedremo se mi riciclo come ricercatore. Io, già da Pietrabissa hanno detto che è stato il mio curriculum, l'ha detto già, no? Che posso fare ricercatore. Ok. Però sono delle tematiche che quando parlo di ricerca, di evidence base, di misurabilità con dei colleghi prettamente clinici, no, prettamente clinici, creano sempre dei dubbi, che adesso te li espongo così, io gli do le mie risposte, ok? No, ma guarda che, però, ho una ricercatrice, così poi mi rivendo le tue risposte e faccio finta che sono... Sì, libero, mie. Tanto non sono mie, qualcuno l'ha detto di me. Ok, una domanda che spesso ritorna, poi sui social, che ovviamente è il posto più sbagliato per parlare di queste cose, è ma come fai a confrontare modelli diversi, o meglio ancora, a dire più come fai a confrontarli... Come fai a dire che un modello è meglio dell'altro se, sai, abbiamo modelli che magari hanno degli obiettivi diversi. Faccio un esempio banale. Mi confronti la CBT che dice che l'obiettivo alla fine è quello di cambiare le credenze errate, oppure un certo tipo di CBT che ti dice che, penso a Liotti, che bisogna lavorare sullo stile di attaccamento, la persona raggiunge l'attaccamento sicuro, con la terapia breve strategica che parla di bloccare le tentate soluzioni disfunzionali o che è il risultato del cambiamento del sistema percettivo, o con una psicodinamica che ti dice che il cambiamento è la risoluzione del conflitto inconscio, banalizzo però per capirci, come fanno molti colleghi, ma tu non puoi compararli a livello di efficacia, perché una vuole andare a destra e una a sinistra, come fai? Allora, correggimi se sbaglio, spero di aver capito bene la domanda. Nel momento in cui abbiamo un medesimo problema, esatto, sì, okay, e diverse
forme di terapie, quale di queste possiamo dire che è effettivamente più efficace? Come i colleghi, molti colleghi dicono, come fai? Perché te la persona che ti dice sono depresso, che ti dice sto male, e lo psicodinamico penserà, la risoluzione sarà, dovrà passare per il conflitto edipico, per, certo. Cioè ci sarà quando il conflitto edipico sarà risolto, invece il CBT ti dirà, ci sarà quando cambieremo le sue credenze errate. Allora, come fai a comparare queste due cose? Dice, la mia risposta è, quando la persona ti dice sto bene, è quel, cioè appunto, al di là della tua teoria, però già questa è sporcata da una visione. Allora, sicuramente c'è il costrutto, giustamente, come quindi la, diciamo, il framework teorico, no? La cornice teorica entro cui viene inquadrato il determinato sintomo, e sì, hai perfettamente ragione, questo è già un po' più discorso epistemologico che metodologico, però parto da questo per dirti, sì, hai perfettamente ragione, poi come io intendo la risoluzione di un sintomo è diverso da quello di un collega di un altro approccio terapeutico, e soprattutto cosa intendiamo per efficacia, la intendiamo per efficacia relativa alla riduzione del sintomo in questione o, e sono d'accordo con te, al benessere della persona a 360 gradi, perché sappiamo benissimo che in terapia non lavoriamo solo su quello. Certo. E si vengono anche più o meno indirettamente, si va anche più o meno indirettamente a lavorare sul contesto relazionale della persona, e quindi è anche soltanto il rapporto col terapeuta determina, oltre all'approccio, anche la qualità dell'intervento, l'efficacia dell'intervento. Quindi sì, forse un'efficacia in generale va vista più a livello di come il paziente percepisce l'effettiva qualità dell'intervento, però questo è un po' più epistemologico, al netto della riduzione del sintomo. Se vogliamo fare un discorso evidence-based, sì, ok? Quindi basato sulle prove, sulle evidenze, il confronto deve venire assicurandoci la riduzione, il minor intervento di variabili esterne all'intervento stesso, ok? Quindi e garantire, se voglio confrontare la terapia, come abbiamo fatto per il disturbo d'alimentazione incontrollata in uno studio, se vogliamo dimostrare che la terapia breve strategica o più efficace o meno della terapia cognitivo-comportamentale piuttosto che di un altro tipo di terapia, garantiamo che i gruppi di soggetti siano il più possibile equivalenti, garantiamo la stessa frequenza, la stessa durata dell'intervento e and so on, lo stesso outcome misurato. Ecco, ti basi su un outcome, ce lo decidi a priori. Assolutamente, dobbiamo capire che cosa andiamo a guardare, certo, no? Quindi se io voglio appunto, rimango sempre su questo esempio che magari è più chiaro, sì, poi sì, correggimi sì, in itinere. Se io voglio vedere quale delle due forme di terapia, al netto delle stesse condizioni in cui si trova la persona, quindi nel nostro caso era un ambiente ospedale, un ospedale, quindi tutte le altre condizioni erano pari, cosa va a indicare, qual è il metro di misura di questo miglioramento? Quindi nel nostro caso poi ci sono i questionari, self-report, quindi è il paziente stesso che dal suo punto di vista, con tutti i bias del caso, perché ovviamente ce ne sono un sacco, e il peso, dato che poi siamo nell'ambito dei disturbi alimentari, chiaramente il peso, l'indice di massa corporea, certo, sono, anzi l'indice di massa corporea di solito è quello internazionalmente utilizzato, no? Perché giustamente noi europei usiamo i chilogrammi, gli americani usano le libbre, UK usano i pound, non c'è un facile confronto, tutti usiamo l'indice di massa corporea come indicatore del peso e permette una generalizzabilità dei risultati.